La passeggiata. Passeggiano tranquilli sotto i fiori del pesco. Fa ombra il parasole e il ventaglio fa fresco. L'ometto è Chichitù, la donna è Chichità. Vanno di qua, di là, vanno di su, di giù. Com'è gentile andare lo sposo con la sposa per le campagne chiare, fra i peschi color rosa. Leggo a mia figlia Viola questa poesia di Ada Negri. Ed ecco, fissiamo lo sguardo sull'immagine della cartolina a cui questa poesia si riferisce. Dico alla mia piccola Viola, guarda, l'ometto Chichitù e la donna Chichità. Passeggiano lieti mentre i fiori di pesco stanno su di loro. Aggiungo, Viola, questa cartolina è magica. Guarda, ora Chichità esce dal libro e si materializza, diventa una donna in carne ed ossa. Indossa un bellissimo kimono e si trova in Giappone. È il 3 marzo ed è la ricorrenza di Inamatsuri, la festa delle bambine. Detta anche Momonoseku, festa dei peschi. Durante tale celebrazione le mamme chiedono che le loro figlie piccole crescano avendo successo, fortuna, salute e gioia. Guarda, piccola Viola, ora Chichità si reca alla festa. Un po' ovunque si trovano palchi rossi a gradini. Su questi ultimi sono disposte bambole chiamate Inaninjo. Rappresentano l'imperatore e l'imperatrice, donne di corte, musicisti, ministri e servitori. Si pensa che gli spiriti maligni che possono disturbare le bambine passino in queste bambole, liberando le piccine dagli influssi negativi. Chichità sa tutto questo e conduce la piccola figlia alla festa. Festa delle bambine, detta anche festa dei fiori di pesco. Chichità e la figlia avanzano, poi al termine della festa rientrano in casa. Madre e figlia siedono. Chichità sfoglia un libro in cui sono rappresentati i fiori di pesco e dice alla sua bambina: ti dono fiori per illuminare la tua giornata, fiori che ti inondano di luce, ti abbracciano con il loro profumo delizioso, oppure possono cingerti il capo come tu fossi una dea. Ti dono fiori per rallegrare la tua giornata. Fiori densi d'amore e forieri di ogni bene. La piccola ascolta, Chichità sfoglia il libro e riprende. Anche tu, mia piccola bimba, sei un fiore di pesco. Un fiore di pesco appeso all'albero della vita. E su di esso rifulgi come una stella nell'ampio cielo. Come una pietra preziosa nel castone di un anello, come una goccia di rugiada su un esile filo di erba che danza nell'aurora del mattino. La piccola ascolta, Chichità sfoglia e riprende. Sui fiori di pesco stanno due piccoli uccelli. Cinguettano lieti, intonando un inno alla vita e alla gioia. E il loro canto danza nell'aria. E avvolge te, mia piccola figlia, e le bambole della festa. Esse assorbono tutti gli influssi negativi degli spiriti. E tu, mia piccola bimba, sei come un fiore di pesco che si scrolla di dosso gli insetti negativi e rifulge. Guarda, prosegue Chichità, quest'altra immagine. La dono al tuo cuore, mia piccola.
Il tuo cuoricino diviene uno scrigno prezioso. In esso io getto i petali di fiori di pesco, affinché spalanchino un'eterna e florida primavera e portino raggi di luce, di gioia, di bene, raggi fioriti e profumati. Ed ecco la piccola bimba di Chiquità osserva la nuova immagine del libro e la madre le dice: ti dono una capanna fatta di rami di pesco fioriti. In essa ti puoi rifugiare come dentro un utero protettivo. Ti puoi nascondere se qualcuno ti assale. Ti puoi accoccolare se il sonno ti prende. Puoi ristorarti alla luce profumata dei fiori. Chiquità sfoglia il libro e presenta un'altra figura e sussurra: gli uccellini sul ramo di pesco ti dicono, è la tua festa. Presto crescerai, diverrai una ragazzina e poi una donna. E sarai un fiore di pesco che sboccia e dà origine al frutto. E noi uccelli canteremo la tua crescita. E la proteggeremo custodendo il tuo cuore, la tua mente e il tuo corpo. Così dice Chiquità e presenta alla figlia una nuova immagine. In essa l'atmosfera è diafana. I fiori di pesco sembrano tagliare il chiarore dell'aria, facendosi breccia tra essa. Chiquità dice: mia piccola bimba, ti cingo il capo con questi fiori e tu sarai la regina della festa e inneggerai alla vita incipiente. La piccola sta attenta e osserva una nuova figura. In essa i fiori di pesco si stagliano accanto alle foglie. Chiquità proclama: osserva il verde delle fronde, verde come la speranza, come la vita che cresce, come il colore di una linfa vitale. Mia piccola, aggiunge Chiquità, ti regalo l'esperienza della viridità. Così sussurra e sfoglia pagina, presentando alla figlia un'altra immagine. Ora la bambina fissa il dipinto. Chiquità le dice: guarda il ramo su cui si stagliano i fiori. È come una mano densa di dita che si protendono. Si protendono per abbracciarti, mia piccola, per cingerti in un abbraccio di fiori e di foglie, in un abbraccio di cortecce che raccontano storie di un'infanzia che finisce e dà origine all'adolescenza per poi culminare nel frutto della giovinezza. Chiquità sorride alla figlia e le presenta un'altra figura. In essa i fiori di pesco cantano la loro poesia, la poesia del male che scompare e svanisce, la storia di spiriti maligni che vanno via e fuggono travolti dal dolce profumo dei fiori di pesco. Fuggono lasciando il cuore delle bambine puro e pulito. Chiquità sa bene tutto questo e mostra alla figlia immagini di un altro ramo fiorito. Un ramo i cui fiori sognano insieme all'aria e alle nubi e regalano alle bambine i loro sogni. Chiquità accarezza la figlia. Le dice: guarda, i sogni pendono dai rami di pesco. Cogline uno e ponilo nello scrigno del tuo cuore. Questa notte lo scrigno si aprirà e il tuo sogno si svelerà.
Detto ciò, Kikita mostra l'ultima immagine del libro. Donne giapponesi che passeggiano sotto i fiori di pesco. Kikita sussurra a sua figlia. Presto sarai adolescente e poi donna. E passeggerai anche tu insieme a queste signore. E forse condurrai per mano una bambina, come io faccio con te. La piccola osserva, abbraccia la mamma e sorride. Protetta dalle mura della casa, pensa alla festa a cui ha partecipato e in cui ha visto i palchi rossi con le bambole. E le sembra veramente che esse abbiano assorbito tutto il male che poteva accadere, in modo tale che ora il suo corpo, la sua mente, il suo cuore sono puri e liberi da influssi negativi. Kikita ora esce di casa. La piccola la segue e la guarda da lontano. La guarda curiosa. Kikita le dice: «Guarda, sul mio kimono c'è l'immagine del volto di una donna. È un'immagine profetica. Sei tu da grande. Quando crescerai e sarai donna, avrai questo volto. E io già ora lo porto sul mio abito, per dirti che sei dentro il mio cuore e la mia mente». Dette tali parole, Kikita saluta tutti e rientra nella cartolina di Ada Negri. «Ecco, dico a mia figlia Viola, tutto ritorna come prima. Viola mi abbraccia, mi dice: leggimi un'altra volta la poesia. Immediatamente le rispondo e intono: la passeggiata, passeggiano tranquilli sotto i fiori del pesco, fa ombra il parasole e il ventaglio fa fresco, lo metto e Kikitu, la donna e Kikita, vanno di qua, di là, vanno di su, di giù, com'è gentile andare lo sposo con la sposa per le campagne chiare, fra i peschi color rosa. Io e mia figlia con la fantasia ci sentiamo sommerse da una pioggia di petali di pesco. Mia figlia mi dice: mamma, mi abbracci? Subito le rispondo: ti abbraccio sotto i fiori del pesco. E dolcemente naufraghiamo insieme in un turbine di petali rosa.